È il 23 di marzo e praticamente abbiamo già la consapevolezza, dopo neanche un mese da EOD, di avere in arrivo una quarta espansione tra probabilmente quanto? 2 anni? Tre? Non so quali strane erbe aromatiche si sono fumati quelli di Arianet, ma vabbè, cominciamo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Moro e oggi sono qui con un video pieno di news, di spoiler se necessario, e di informazioni varie per quanto riguarda Guild Wars 2 come franchise e il suo futuro. Per evitare di cadere in un video troppo lungo e tedioso, cercherò di mettere su schermo quante più informazioni possibile e cercherò di riassumerle in ordine sparso, tutte quelle che hanno annunciato nel blog post di oggi, in questa sorta di roadmap per la primavera del 2022. Inoltre ragazzi vi invito a partecipare a una live su quel sito viola giovedì alle 5 e mezza di pomeriggio per parlare di questo durante il mio talk che ormai si chiama più o meno il mortedì, anche se non è martedì perché avevo l'antennista a casa quindi non potevo streamare, però giovedì è il giorno adatto, per circa 2 ore parleremo di quello e con ospiti e cotillons vari, quindi cerchiamo di divertirci insieme. Vi invito a partecipare a quella live. Allora, ragazzi, voglio cominciare ricordandovi che hanno confermato la lavorazione di una sorta di Living World Season 6. Non hanno specificato il nome, noi per ora la chiamiamo così, anche se secondo me non si chiamerà Living World Season 6, che avrà una nuova mappa accanto. E nuove storie, visto che ora che l'arco dei draghi è terminato, ci si può sbizzarrire. Quindi sicuramente Detective Rama, tutta la storia dei puristi, secondo me verrà quantomeno approfondita. Nel blog post non è specificata una data, quindi immagino che per alcuni motivi che sentirete a breve, tutto questo contenuto arriverà, secondo me, a partire dall'estate. Più o meno, forse verso il mese di luglio, probabilmente a questo punto, quindi staremo a vedere che cosa ci mostreranno. Una delle informazioni più importanti è che ArenaNet si è decisa finalmente di reintrodurre la Living World Season 1 nel story journal del gioco. Ovviamente reintrodurre un'intera season che ha preso un anno e mezzo tipo di contenuti, live tra l'altro, ogni 2 settimane non è facile, però sono riusciti a condensare i momenti più importanti in 5 episodi che dal prossimo 19 di aprile riusciranno a reintrodurre questa story journal di questa season, che sarà tra l'altro gratis. La teoria più accreditata è quella che probabilmente andranno a prendere le 4 istanze già introdotte durante The Icebrood Saga di Kanak, Bram, Margaery e Casimir e Rox e andranno ad amplificare quelle istanze con l'intero arco narrativo, probabilmente aggiungendo forse qualcosa legato al Dragon Bash per parlare di Meitrin, visto che adesso lei è così importante per quanto riguarda appunto tutto quello che c'è legato agli Aetherblade per End of Dragons, ma questa è un'altra storia. Inoltre vi confermo che il secondo di questi 5 episodi arriverà sempre nel 2022, il 24 di maggio, quindi leggermente un mese dopo il precedente. E questo, ragazzi, ci fa capire quanto contenuto forse avremo in questo senso. Inoltre hanno confermato che l'episodio finale che conterrà la Battle of Lion's Arch, patch molto preziosa per questa season, includerà una strike mission e una challenge mode. Questo è un ottimo modo, secondo me, di fare economia, di introdurre contenuti nuovi in game sfruttando quello che già hai, come la storia. Io apprezzerei molto anche l'introduzione di altre strike a questo punto per quanto riguarda season vecchi e contenuti mancanti e tagliati. E inoltre, sempre il 19 di aprile arriverà in game anche la prima delle Challenge Mode per le Strike Missions già presenti, quella dedicata a Meitrin, ovvero la Aetherblade Hideout. Inoltre, la prossima CM in arrivo sarà quella di Anka dell'Axiom Jade Junkyard, che arriverà a maggio durante il giorno del 10. Il 24 maggio, insieme al secondo episodio della Season 1, verrà anche introdotto il set
anzi, la versione di Zaitan, scusatemi, delle armi leggendarie di Aurin, con un secondo set in arrivo a giugno, senza che questo sia stato effettivamente annunciato. Se vogliono fare le cose carine, potrebbero introdurli in ordine di morte, quindi magari dopo Zaitan troveremo Mordremoth, ma questo non c'è dato sapere. L'unica cosa che sappiamo è che appunto a giugno ce ne sarà un altro. Il modo per ottenere queste skin e questa variante verrà comunque spiegato più avanti, più ci si avvicinerà al mese di giugno. Hanno annunciato in maniera molto candida che il launcher di Steam è praticamente quasi pronto e nel prossimo 2022, prima dell'estate, arriverà in game. Questa cosa posso confermarvi che Death Shaman la stava già un po' teaserando con il datamine, dicendo che per ora è settata una data verso il mese di agosto, comunque poco prima i 10 anni del gioco, il che è molto interessante secondo me, visto che oggi ne arriva la conferma. Quindi ragazzi, credo che stia per arrivare un rework delle living in maniera gestita e tanti nuovi giocatori che potranno conoscere il gioco più facilmente attraverso Steam. Altra cosa importante è che la beta della DX11 sta per terminare, a breve diventerà default all'interno del gioco, quindi speriamo che EOD e tutto il resto porterà cambiamento in un certo qual modo. Ci sono stati inoltre tanti annunci per quanto riguarda il World vs World, che visto i rallentamenti che ha avuto la beta delle alleanze si è un po' dilungato nei tempi, ma hanno confermato che stanno lavorando per aumentarne le reward, specialmente di quei giocatori che sono appunto più attivi, ma soprattutto per il sistema delle alleanze. Quindi nelle prossime settimane avremo altri beta event in arrivo per mettere le basi e ormai terminare la fase 1 di testing. Hanno parlato di balance delle classi in arrivo ogni quarter annuale, che vuol dire che circa ogni 4 mesi ci sarà un balance abbastanza pesante in game per contemplare cambi strategici. In questo caso si parlava molto appunto dei tratti non usati, dei build non usati e dei vari game mode dove è possibile sfruttare al meglio queste carenze delle classi. Quindi mi aspetto grandi cambi tra PvP World vs World e PvE, che soprattutto i primi due game mode hanno avuto davvero poco a che fare al momento con tanto di quello che EOD ha portato. Infatti già il prossimo 29 di marzo alcuni change di balance arriveranno sia in PvP che in World vs World. Inoltre il primo update per quanto riguarda il grosso cambio delle classi arriverà il 28 di giugno. Inoltre hanno mostrato le prime date di questa roadmap, scusate, ma non hanno messo tutto quello che hanno annunciato, quindi credo sia sensato mostrarvelo a schermo, ma anche ripeterlo. 29 di marzo arriverà il Super Adventure Box e arriverà un'altra patch per limare i difetti di End of Dragons e sistemare cose che non funzionano tra bug e il resto. Il 19 di aprile la Living World Season 1 e la prima CM delle Strike. Il 10 maggio la seconda CM. Il 24 maggio il secondo episodio della Living World Season 1 e la CM della terza Strike, quella di Kaineng, del appunto ministro Lee. E arriverà anche la variante delle armi leggendarie. Il 7 di giugno ci sarà il Dragon Bash e l'ultima delle 4 strike di EOD avrà finalmente la sua CM. Il 28 invece arriverà il grande balance update e la nuova arma leggendaria come variante all'interno del gioco. E poi ragazzi, così come info buttata alla fine, come ho detto all'inizio video, hanno annunciato di essere al momento in lavoro, almeno nelle fasi proprio più embrionali, per quanto riguarda una quarta espansione di Guild Wars 2, perché a quanto pare, almeno in questo lasso di tempo di 3, quasi 4 settimane, End of Dragons ha superato di vendite Path of Fire. Chiaramente la comunicazione, il marketing è più marcato e il resto ha permesso ad ArenaNet di, come dire, aumentare il pubblico. Ho parlato che in questi 3 anni la popolazione è moltiplicata di 3, scusatemi, ma non hanno detto i numeri effettivi. Fatto sta ragazzi che tutto questo sono informazioni positivissime per un gioco che ha
ormai 10 anni, quindi io vi rimetto la palla nelle vostre mani e voglio sapere la vostra, che cosa pensate di queste info, se pensate che ArenaNet dovrebbe occuparsi solamente di Guild Wars 3 e lasciar perdere tutto, se è giusto continuare in questa maniera, quali cambiamenti vorreste vedere, che cosa potrebbe arrivare con questa ipotetica espansione che probabilmente sarà nelle nostre mani tra 4 anni, forse no, un po' meno sicuramente, aspetto 2 anni di living e poi uno diciamo per farla arrivare, quindi vediamo. Insomma ragazzi, c'è tanto di cui dire, voglio sapere il vostro parere, vi aspetto anche sul sito Viola giovedì alle 5:30. E ragazzi, io niente, sono dell'idea che End of Dragons è davvero un nuovo inizio di GV2 e va considerato come un nuovo vanilla game, come un core game di nuovo, quindi c'è tantissimo di cui discutere e non vedo l'ora di parlare con tutti voi. Da qui Mauro è tutto, vado a dormire che ormai è tardissimo e noi ci vediamo con un prossimo video, perché sto per preparare anche la guida italiana per ottenere la Siege Turtle. Ciao ragazzi!